Benvenuti e bentornati di nuovo qui sul mio canale, in una Milano che piano piano riprende un attimino i connotati giusti, dopo appunto il diluvio universale di 2 notti fa, di cui ovviamente qua al mio lato, proprio qui dove c'è il mio dito, possiamo vedere un rimasuglio, un bel albero che è stato ovviamente seghettato per bene, rasato dopo essere crollato. Torniamo qui sul mio canale, lo stampo, a parlare un attimino dei fatti di casa, del Milan. Parliamo oggi, sono uscite un solito chiacchiericcio futile, inutile. Diciamo alcuni canali nel web comunque sia portano a dei ragionamenti che secondo me non hanno né capo né collo, come si suol dire, come una permanenza probabile, perché fino ad ora ovviamente non si è ancora detto nulla di Pioli. Quando si sa benissimo che nella mentalità tedesca, ovviamente, se c'è un allenatore di squadra che comunque sia sta guidando diciamo ottimamente, in maniera ottima, la dirigenza e la società di una squadra e viene ovviamente licenziato, praticamente non si sa neanche le motivazioni di questo licenziamento. E molti tendono a non dire o a non ribadire il concetto che in Germania si viene licenziati qualora l'anno successivo, quando ormai si sa con precisione che l'anno successivo non sarà, diciamo, questo allenatore nel proprio team, ma questo proprio nel campionato tedesco è una cosa sacrosanta. Va un attimino in contrapposizione con la mentalità italiana, che comunque sia l'allenatore deve terminare la stagione, comunque sia portare a conclusione il contratto. A mio avviso la mentalità tedesca forse ragiona in maniera molto più furba e in maniera più smart di quella italiana, andando a ragionare in maniera completamente diversa. Io mi devo tenere comunque sia un allenatore quando l'anno prossimo sicuramente so che non c'è e nell'arco di 3, 4, 5 mesi mi può ovviamente portare via dei giocatori che nel team possono essere, sono stati e saranno sicuramente molto importanti? No, lavoro subito. Faccio subito il passo, fuori, basta, va bene. E sei fuori, via, freddi, come in questi casi è giusto che sia. Tradito fuori dalle palle. Secondo me è una mentalità giusta, una mentalità corretta anche in prospettiva futura. E cosa mi tengo te che so che l'anno prossimo sei già fuori? Sei fuori, sei libero da subito, così non trami dietro le mie spalle e a mio avviso tu sei anche più libero di decidere ovviamente i passi futuri della tua vita. Quindi, e a mio avviso questo licenziamento di Ragnik dall'Ipsia è sintomo che comunque sia il 99%, anzi 99,9% periodico, verrà nel Milan, quindi è garantito secondo me all'osso. Poi magari mi sbaglio, ma non penso proprio, ormai è già scritto. E per quelli che dicono che non è scritto nulla, potrebbe essere già sottoscritto da, diciamo, il prima di Milan-Fiorentina. Ricordiamoci che una partita è stata molto condizionata dall'episodio interno del Milan ridimensionato, dove è uscito ben poco, dove ovviamente Ibrahimovic e Gazidis sono arrivati quasi alle testate in faccia. Ovviamente Ibrahimovic non sarebbe stato quello che avrebbe subito la parte fisica, ovviamente le avrebbe date, Gazidis le avrebbe ricevute.
alla grande, ma il tutto, diciamo, è nato da lì, quando, diciamo, era una partita che tranquillamente la si poteva gestire in maniera più tranquilla, più serena, e sarebbe stata una vittoria molto importante. Dopodiché, manco a farla apposta, c'è stato Milan-Genoa, e anche lì è stato tutto il disappunto che c'è stato da parte della squadra, che comunque sia anche la squadra, ovviamente, come ripeto sempre, come i bambini, quando i genitori litigano ci vanno di mezzo sempre i bambini. In questo caso i genitori sarebbe la società e i manager, e la proprietà e la parte manageriale, quindi dirigenza e tutto quanto, e i loro figli sarebbero i giocatori. Ovviamente, se ci sono 10.000 persone che remano, uno da una parte, uno dall'altra, uno da una parte e l'altro dall'altra, ovviamente non si riesce mai a sincronizzare, un po' come Lino Banfi quando sincronizziamo gli orologi, che ore sono, le 10, le 11, le 12, facciamo occhio che va meglio, non c'è sincronia, e quindi è normale che nascono i disappunti e nascono ovviamente mille voci, mille parole, e la società, ogni volta che esce una voce, è lì che sta zitta e piglia schiaffi dietro il coppino, come se stessimo giocando non si muove una foglia. Andiamo avanti così. Io in questo periodo mi sto assolutamente convincendo che c'è bisogno di una personalità come quella di Ragnik, una personalità forte, forte, devastante, solida come una roccia, che sa parlare nel momento giusto, sa dar fuoco nel momento giusto e non star zitti sempre a qualsiasi cosa, per la serie, ma sì, lasciateli scannare, chi se ne frega, no, ti stanno scannando, non è che si stanno scannando. In più nascono le voci di corridoio, ccc, cocococucucu, perché c'è qualcuno che non ha ovviamente il polso, e quando non si ha il polso ovviamente nascono i chiacchiericci. Nascendo i chiacchiericci, ovviamente poi psicologicamente dicono: cavoli, però lui ha lasciato quella dichiarazione, Boban ha risposto a Gazzidis, Maldini ha dato la risposta a Ragnik che chiede scusa, il giorno dopo viene licenziato, sapendo che in Germania vengono fuori le leggende metropolitane, come si suol dire. Ma ci vogliamo far sentire o no? Cioè, una società di pagliacci. Io sono convinto che una squadra di Serie C viene gestita molto meglio di come sta avvenendo nel Milan. E tutti possono dire quello che vogliono, che la società non esiste, non... Pazzia allo stato puro, quello là che sta, non si sa in che parte del mondo, ogni tanto gira, ogni tanto va, ogni tanto forca. Il Milan sembra proprio l'ultimo dei suoi pensieri. A mio avviso, anche il discorso che non si sono ancora incontrati Ragnik e Gazzidis, il contratto lo potrebbero aver fatto tranquillamente poco prima di quel casino che c'è stato contro la Fiorentina, di cui Boban magari, tramite non so in che modo, ricordiamoci che lui, se non sbaglio, era nell'UEFA, all'interno dell'UEFA, quindi a certi circolini e certi piani alti ovviamente le voci arrivano, giungono, quindi come ha fatto a scoprirlo? Sicuramente avrà le sue buone fonti, quindi l'avrà scoperto. E Maldini sicuramente sarà chi farà le spese, se, diciamo, assieme a Pioli, chiaramente tutti e due verranno fatti fuori. Poi magari mi sbaglio, però questo video è registrato, rimarrà negli annali, e vediamo un attimino. Ovviamente ho anche delle informazioni che mi è stato detto ancora di non darle, non è il momento giusto, ovviamente non voglio aggiungere notizie, dato che comunque sia, e alcune persone nel web, che non considero youtuber ma considero giornalisti a tutto tondo, non sono youtuber, anche se hanno tantissimi iscritti, tantissimi like, tantissime condivisioni, ma non sono youtuber,
sono giornalisti di tutto tondo, professionisti a tutto tondo. Continuano a ribadire il discorso che, come si dice, Ragnik e Gazidis non si sono ancora incontrati. In realtà forse ignorano il discorso che al giorno d'oggi non c'è bisogno della firma in calce in presenza, ma può essere anche fatto una sorta di precontratto che sostituisce in parte o totalmente il contratto, quindi ha diciamo valore legale totalmente riconosciuto, con magari anche una videoregistrazione che va a garantire e a certificare ovviamente il tutto. Quindi, e poi ovviamente in un secondo momento, quando Ragnik arriverà a Milanello, faranno la pantomima della firma con la stretta di mano, sorrisi, baci a bracci, ma comunque sia, questa cosa o è già scritta o è stata scritta a breve, perché in altro modo l'Ipsia chiaramente non si sarebbe andata a privare di un allenatore comunque sia che ha portato in alto l'Ipsia e ha fatto anche cambiare il nome della società, però l'Ipsia Red Bull, però comunque sia ha portato in alto una cittadina di circa 3.000 abitanti in alto nel calcio, non solo in Germania ma a livello europeo. Quindi non penso proprio che diciamo un personaggio del genere abbiano fatto di tutto per perderlo, anzi non ci sono stati più i requisiti, non ci sono state più le condizioni, e si è innamorato di questa nuova avventura e ovviamente ne vuole entrare a far parte. Chiaro, le incognite ci sono, la lingua, il carattere che ha, ovviamente quando ci saranno, dovessero esserci scontri con Gazidis, ovviamente non si sa come andrà a finire, però è anche vero che essendo l'unica capoccia e verrà sia come allenatore che come dirigente entrambe le forme, perché lui non vuole avere tutta questa burocrazia, tutta questa rottura di palle, io parlo a te, poi te devi parlare a lui, mettere d'accordo 100.000 persone, no, lui è e lui fa. La società gli dà 50 milioni di euro per acquistare dei giocatori? Ci penso io, parlo con me e me stesso. E potrebbe essere un qualcosa che all'Italia potrebbe servire molto, tutta questa burocrazia, tutte queste perdite di tempo e di denaro. Quindi, detto questo, ovviamente speriamo che si vada a verificare, con tutto rispetto per Pioli, che comunque sia, ha fatto un ottimo lavoro, come Gattuso l'anno scorso. Speriamo che chiaramente tutto questo si vada a verificare, anche se sono quasi certo, non dico al 100%, ma al 99,9% capiterà questo. Come sempre, se vi è piaciuto il mio video, clic clac clic clac clic clac, come diciamo il dito deve andare in automatico, sottoscrizioni come se non ci fosse un domani, campanellone come ci piace a noi, bello grosso, enorme, come le mucche a pascolo in transumanza a 2500 metri in piena estate, brucando l'erba fresca. E come sempre al prossimo video, ciao.